Settima giornata di Serie A, banalissimi Bayern, gran bella partita. Di Giovanni ce la puoi raccontare? Eh sì, Manuel, era una partita bellissima fra queste due squadre. Lo è stata, come era nel pronostico, ma la vittoria larga dei banalissimi ha spiazzato tutti in uno degli scontri che sembravano più aperti in questa giornata. Ma i banalissimi hanno distrutto completamente i Bayern, che hanno giocato una partita brutta, opaca e sfilacciata, e hanno rischiato di perdere con più margine. Il 7-2 finale rispecchia quello che hanno fatto i banalisti, quanto hanno costruito fin dall'inizio con le ottime giocate di Barone prima dell'ingresso di Riccioli, un alieno a mio avviso, un giocatore di altra categoria, veramente all'antidoping Lorenzo Riccioli, che ha fatto una partita fantastica. Partiamo con l'analisi, con Barone che subito prova un sinistro che viene messo in angolo da Santo Stefano, c'è un altro triangolo fra D'Arpa, Barone e Palma, con il destro respinto da Santo Stefano su Palma, prima del vantaggio dei banalissimi con un gioco di gambe di Barone, il sinistro deviato da Santo Stefano e lesto, bravo come al solito l'opportunista Marco Palma, il Pippo Inzaghi dell'Inter School, 1-0 per i banalissimi e i Bayern hanno tutto da rifare. Ci provano i Bayern come Santo Stefano, tutto il peso dell'attacco è affidato al gigante perché non riescono a vedere in partita i vari miscegli, i vari leone, e allora ancora i banalissimi tengono il possesso di palla, c'è una gran palla di Barone per Riccioli ma il destro è murato da Santo Stefano, naturalmente Santo Stefano Giovanni, c'è una magia di Riccioli con una super Veronica però al 12° minuto e il diagonale di sinistro finisce ad angolino, 2-0 per i banalissimi e il tramonto per il Bayern, anzi no, perché prima della fine del tempo, a 5 dalla fine, c'è un tiro sporco di Santo Stefano, respinto in maniera difettosa da De Paolo, che si era reso protagonista di ottime parate, prima su una botta di Monica da fuori, con De Paolo che aveva messo sulla traversa, e adesso però prende il gol da Bonello, dopo l'uscita difettosa, la spinta difettosa, Bonello, il tapine, si fa il 2-1, ma subito c'è il 3-1, con una super azione di D'Arpa che da sinistra si accentra, scambia con Caponetti, appoggia in rete, gol del 3-1, gol importantissimo per i banalissimi, i Bayern sono in ginocchio, rischiano di prendere il 4-1 con un'azione spettacolare, cucchiaio di Palma per Riccioli, pallonetto del fuoriclasse dei banalissimi, traversa piena, clamoroso, sarebbe stato un gol clamoroso se la palla fosse entrata. Inizia il secondo tempo con l'immediato 4-1 dei banalissimi, con uno slalom di Riccioli che si infila fra Modica e Leo che non l'hanno quasi mai preso, appoggia per Fiorelli che è in appoggio, sì, che è 4-1, il suo primo gol in Serie A per Michele Fiorelli, clamorosa azione di Riccioli, clamoroso talento dei banalissimi. Sbaglia Leo nei Bayern, incredibile errore di Leo, triangolo fra Palma e Riccioli e destro respinto da Santo Stefano del numero 31 dei banalissimi, ancora un break di Riccioli sulla fascia, appoggia per Palma, Palma è solo da 2 metri, spalla addosso a Santo Stefano, insomma i Bayern non ci sono più e subisco il gol del 5-1 con un contropiede fra D'Arpa e Riccioli con il secondo, che cioè Riccioli mette il punto del 5-2. C'è anche il gol del 6-1 che garantisce lo scatto ai banalissimi con un gioco di gambe di Riccioli che chiude il sinistro all'angolino e 6-1, i Bayern sono sempre più giù, sempre più in ginocchio, ma trovano un gol meraviglioso di Santo Stefano Gaetano con una girata fantastica sotto l'incrocio, lo spazio non c'era, l'incrocio viene gonfiato, la porta viene quasi spaccata da Santo Stefano, 6-2, i banalissimi però si riprendono lo scatto alla fine con un triangolo fra Barone, Riccioli e D'Arpa, proprio D'Arpa, si dalla sotto pietta, si del 7-2, Bayern hanno inchiuditi, c'è poco da dire, e banalissimi, fantastici, sesta vittoria consecutiva, secondo posto consolidato e il duello con il Rose diventa sempre più entusiasmante. Peppe, da pelle d'oca il tuo videocommento, davvero straordinario come sempre, ti ringraziamo per la tua disponibilità, ci vediamo sabato prossimo, grazie, ciao.